codice è stato svelato. Non ci sono più scuse per nessuno di dubitare che la Torah, le scritture, l'intera Bibbia proviene da una autorità divina. E l'uomo che l'ha decodificato, un uomo ebreo che ha trascorso 55 anni a studiare la Bibbia, è con me proprio ora. Jacob Ramsel. Jacob, come hai fatto a identificare questi codici? Non sono stato io. Lo Spirito Santo mi ha rivelato la sua parola mostrandomi il nome di Yeshua, il Messia. Da Genesi 1 fino alla fine del Tanakh, Antico Testamento, andando da pagina a pagina, da capitolo a capitolo, il nome di Yeshua esce fuori e dice che egli è il Messia, che lui è il promesso e che sarebbe sceso per redimere non solo Israele, ma tutto il mondo dal suo peccato. Tu mi stai dicendo che in una forma nascosta il nome ebraico Yeshua, cioè Gesù, è rivelato da Genesi, il primo libro fino all'ultimo libro della Bibbia? Sì. Ti faccio una domanda. Nel Tanakh, Antico Testamento, è presente un passaggio in Isaia, scritto nell'800 avanti Cristo. È il 53° capitolo. Personalmente l'ho letto a mio padre, ebreo ortodosso, e anche se non ci voleva credere, ha riconosciuto che stava descrivendo quell'uomo Gesù. E chiunque lo legga obiettivamente direbbe che sta descrivendo Gesù. È stato scritto 800 anni prima della sua venuta. Ho parlato con rabbini ortodossi e mi hanno detto che non sta parlando di Gesù, sta parlando della nazione di Israele. Ad essere sincero con te, Jacob, questo è un insulto alla mia intelligenza. Tuttavia, ognuno ha il diritto alla propria opinione. Ma tu hai trovato un codice che si basa su un antico metodo ebraico. È un metodo che è chiamato gematria. E studia i valori numerici di ogni lettera ebraica. Ma tu hai usato un approccio diverso a questo antico metodo ebreo. Il Signore mi ha rivelato che ciò che la parola ebraica, sala, significa equidistante o ugualmente distanziato, un elemento da un altro, un idioma da un altro. La parola di Dio, dal libro della Genesi fino alla fine dell'ultima lettera del libro, è ugualmente distribuita dallo Spirito Santo. E se si comprende come funziona, allora si può vedere ciò che Dio sta dicendo dietro le quinte. Così in Isaia 53, che ci è stato insegnato che starebbe rappresentando Israele, c'è sempre stato un problema. Perché come fa una nazione che sarebbe stata completamente distrutta a causa dei propri peccati ad alleviare i peccati di tutte le altre nazioni? Questo non può essere, perché Israele è stata perseguitata per oltre 3500 anni e non ha mai alleviato i peccati, non ha mai lavato il peccato. Quindi sta parlando di un uomo. E dove in Isaia 53:5 si dice: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. I castighi e le lividure di Israele non mi hanno guarito e non guariranno mai nessuno. Mi interessa questa configurazione numerica. Potresti spiegarla? Ok. Bisogna arrivare fino al verso 10 dove dice «prolungherà i suoi giorni». La parola ebraica per «prolungherà»
è Yah-Arik, partendo dalla seconda lettera ebraica che si chiama Yod. Yod è la decima lettera dell'alfabeto ebraico, evidenziando una lettera ogni 20 da sinistra a destra. Ogni 20 lettere distanziate equamente si va a comporre una dichiarazione che dice Yeshua Zmi, che significa Jesus Ismi Nam. Quindi abbiamo il nome. Aspetta, aspetta un attimo, stai andando troppo veloce. Mi stai dicendo che ogni quante lettere? Ogni 20. Fammi capire se ho capito, Jacob. Inizi con una lettera in Isaia 53 nelle scritture ebraiche e conti quante lettere ora? Da quel Yod conti 20 lettere. 20 lettere e segni una lettera e di nuovo conti altre 20 lettere e segni un'altra lettera e formi una frase ebraica che dice? In ebraico, Yeshua Shmi. Che significa? Gesù è il mio nome. Gesù è il mio nome. Yeshua Minam. È stupefacente. Questo voglio sapere. Voglio essere onesto con te. È stata questa una coincidenza? Qual è la probabilità che questo accada in codice nel capitolo 53 di Isaia? Statisticamente, analizzando solo questa zona di profezia con il nome Yeshua Smi, Gesù è il mio nome. Secondo le deduzioni degli statistici, risulta approssimativamente 50 quadrilioni a uno di possibilità che questo accada. Aiutami un attimo. Quadrilioni, quanti zeri bisogna mettere davanti? Devi scrivere 50 zeri e aggiungerci un 50 davanti. Sentito? 50 zeri e metti 50 davanti. Dunque non è una probabilità. C'è più verità in questo che nel fatto che io possa esistere e sappiamo che io esisto perché sono seduto qui a parlare con te. Quante volte personalmente, attraverso le tue ricerche, hai trovato in codice il nome di Gesù, Yeshua, nelle scritture ebraiche? Fin dal primo libro della Genesi, a partire dal primo Yod, che è in principio. Da lì il suo nome inizia ad apparire e contando in sequenza equidistante, più e contando in sequenza equidistante, più volte, non solo una volta da quel punto, ma attraverso tutto il percorso, attraverso Genesi e poi attraverso Esodo, sovrapponendosi da un libro all'altro, andando a finire la Torah per iniziare il Tanakh. Il suo nome è citato dalla parola di Dio dall'inizio alla fine. Cosa hai trovato in Proverbi? La cosa interessante a riguardo è che nel testo originale masoretico, questo è Proverbi 30,4, in ebraico originale dice: Qual è il mio nome e qual è il nome di mio figlio? Di certo lo sai. Nessuno può dirlo. Di sicuro lo sai? Questa è la traduzione originale, ma la cosa interessante è la parola ebraica che significa chi è salito e chi ha fondato le fondamenta della terra. Ora, contando ogni
22 lettere. Allo stesso modo, come abbiamo fatto in Isaia 53, troviamo un'altra frase che è Jeshua Shai, che significa Gesù è il regalo. Gesù è il regalo. Aspetta, no, stop. Calmati, sei troppo entusiasta, Jacob. Hai capito cosa ha detto? C'è un indovinello e Dio ha risposto. Gli scrittori ebrei in Proverbi domandarono qual è il nome di suo figlio? E in codice Dio ha risposto all'enigma. Di sicuro lo sai, Gesù ha il regalo. Quel libro deve esserti molto prezioso, deve aver richiesto tanto lavoro da parte tua. Fammi spiegare alcune cose. Sapevo che il suo nome era dentro Sid. E lo Spirito del Signore mi ha indirizzato verso certi passaggi. Mi ha fatto capire quali passaggi. Ero fuori che pregavo, poi correvo dentro casa e mia moglie mi diceva: «Ma cosa stai facendo, Jacob?» E io: «Il Signore mi ha mostrato una cosa, devo controllare in ebraico». Aprivo le scritture e c'era il nome di Yeshua ancora e ancora. E ringrazio Dio, questo è il suo lavoro, non il mio, e do a Gesù tutti i crediti. Jacob, uno dei principi del giudaismo si trova nella Torah, nel libro del Levitico. Si dice: «Vi ho concesso di porre il sangue dell'agnello sull'altare in espiazione per i peccati, ed è il sangue che rende l'espiazione del peccato». E molti di noi ebrei oggi non lo sa. Ma quando il Tempio è stato distrutto, non abbiamo potuto più avere il modo di perdono del peccato ebraico. Nessun sacrificio. Ed è il sangue, nient'altro che il sangue di un agnello incontaminato, che rende l'espiazione per il peccato. Quindi è chiaro, nessun tempio significa nessun sacrificio animale, che significa nessun perdono del peccato. Quindi i rabbini hanno due scelte: o riconoscere Gesù come il Messia, come molti stanno facendo oggi, possono riconoscere Gesù come il Messia di certo, Dio non abbandonerà la sua antica gente, oppure possono inventare una nuova forma di giudaismo. Sappiamo purtroppo cosa fa molta della nostra gente. Oggi purtroppo le persone non pensano con la loro testa, dicono qualunque cosa il rabbino dice, tradizione, eccetera. Il Tanakh dice che ognuno dovrebbe conoscerlo da per sé stesso, senza bisogno di affidarsi a nessun altro, e tutti lo conosceranno un giorno, ma ciò che è interessante nel parlare del sacrificio di sangue e parlare dell'unzione del sommo sacerdote. Nel libro del Levitico, dal capitolo 17 al 24, spiega tutte queste cose, parlando dei sacrifici di sangue, parlando dell'unzione del sommo sacerdote che era Aronne, il fratello di Mosè, al tempo. E qui, codificato in quel messaggio, in quella bella scrittura, dice Ain Dam Yeshua, che vuol dire guarda il sangue di Gesù. Ti rendi conto di quello che hai appena detto? Sì? Ti rendi conto di quello che Jacopo ha appena detto? Se non hai sentito, ascolta, te lo ripeto. Nella Torah, nel Levitico, dove dice che bisogna fare sacrifici animali nel Tempio, dice «Osserva il sangue di Gesù». Osserva il sangue di Gesù. Jacob, tu sei un uomo ebreo come me. Ci sono molti ebrei che direbbero «traditore». Esatto.
Molla questo Gesù, torna nella nostra comunità. Cosa gli rispondi? Dico no. Non si può tornare indietro. Una volta che lo hai incontrato faccia a faccia, una volta che hai un incontro con questo meraviglioso Salvatore, sai, Gesù era più ebreo di chiunque, perché era completo, era 100% senza peccato. Lui era il modello che Dio ha progettato perché noi fossimo come Lui. E Gesù è venuto per noi. Lui è Dio, manifestato nella carne. Gesù è il Figlio di Dio, non c'è alcun dubbio a riguardo. E hai trovato in codice Gesù, il Figlio di Dio? Ho trovato ben Gesù, Gesù, il Figlio. E poi ho trovato nel libro di Rutte, dove parla del Redentore, e ogni 12 lettere, 12 come le tribù di Israele, nella prima porzione del libro di Rutte. Dice Melech Yeshua, Gesù il Re. Non si poteva descrivere in modo migliore. Nel libro di Rutte, quanto i gentili sono stati introdotti, questa non è solo questione di ebrei. Quando i gentili sono stati introdotti, dice Re Yeshua. Ehi tu, è Yeshua il tuo re. Sai, Dio ha tanto amato il mondo, ha iniziato con questo antico popolo per rivelare il Messia che non è stato riconosciuto. E questa antica gente ebraica è stata fedele a condividere la buona notizia con i gentili. È stato predetto nella Torah. Molti dicono gli ebrei non dovrebbero fare proselitismo. Gli ebrei sono stati creati per raccontare di Dio a tutto il mondo. Che sia ebrei o gentili, c'è qualcosa di più per cui vivere? C'è qualcosa di più nella vita? Se veramente vuoi sapere di Dio, conoscilo. Vorrei che tu pregassi con un cuore sincero, con me adesso. Ripeti questa preghiera ad alta voce dopo di me. Caro Gesù, questo sei tu, caro Gesù. Per favore, perdonami per tutti i peccati che ho commesso. Con il tuo aiuto mi ci allontanerò. Gesù, io credo che tu sia morto per i miei peccati. Io accetto il sangue di Gesù e ora sono pulito. Faccio di Yeshua il mio e ti chiedo, Signore, Yeshua, entra dentro di me. Gesù, entra in me. Prendi la mia vita. Ti amo, Signore. Amen.